iniziative delle farmacie comunali di Arezzo, dette anche del benessere. E parliamo di educazione alla salute e alternanza scuola-lavoro, ossia la farmacia esce dal luogo di lavoro e incontra gli studenti. Per parlarne abbiamo con noi il presidente delle farmacie comunali di Arezzo, Francesco Francini, e do il benvenuto anche alla dottoressa Marcella Tricca, farmacista e direttore tecnico all'interno appunto delle farmacie comunali. Allora, presidente, svisceriamo un po' il tutto, perché voi uscite in questo caso dalle farmacie e andate ad incontrare gli studenti, no? Ma una delle mission essenziali dell'azienda farmaceutica municipalizzata, delle farmacie comunali, sì, più affettuosamente chiamate dagli aretini e non più solo. Note al pubblico come farmacie comunali, oltre appunto ad essere un presidio territoriale importante nelle 8 farmacie distribuite sul territorio, abbiamo come mission anche quella proprio di interloquire con la città, affrontando alcuni temi importanti come è quello appunto dell'educazione alla salute, di cui parlerà dopo la dottoressa Tricca, ma rendendosi disponibile anche come azienda per portare avanti un progetto importante, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, cioè consentire a studenti in determinati periodi, specialmente durante l'estate, di venire a vedere in farmacia che cosa si fa, che lavoro è il lavoro del farmacista. Chissà, poi nel futuro poterlo anche fare, no? Sì, anche perché certo, è uno dei progetti previsti dalla normativa nazionale, cioè far capire agli studenti, prima di accedere al percorso universitario, quali possono essere gli ambiti di sviluppo e di impegno della loro vita, e noi gli mettiamo a disposizione. Andiamo per ordine. In ordine, scusa. Allora, partiamo appunto, dicendo, educazione alla salute, sì. Questo progetto che è iniziato e che vede i protagonisti i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Superiori, no? Sbaglio, esatto. Dottoressa? Elementari, medie e superiori. È un progetto ormai storico per l'azienda. Quanti anni è che lo portate avanti? Sicuramente 10-15 anni, ora il numero preciso non glielo so dire, però è un progetto storico che poi si è evoluto nel tempo fino a essere calato un pochino in quello che noi riteniamo essere il tessuto sociale e reale della città di Arezzo. Perché poi i ragazzi crescono, si cambia, esatto, no? Nel tempo, cambia anche la stessa società, tecnologia, cambiano. Prima era in un modo, adesso è in un'altra, si evolve, no? Esatto, educazione alla salute è un progetto indubbiamente in evoluzione, perché cambiano le conoscenze dei ragazzi, cambiano le conoscenze dei cittadini, le conoscenze sono maggiori perché vengono dai social, vengono dai media, e ma quindi penso anche alle corretto, stesse competenze di voi farmacisti. Esatto, è corretto in questo senso entrare appunto nel tessuto sociale e cercare di dare quelle che sono le corrette informazioni. Quindi se io dovessi avere l'approccio ai bambini, no? Educazione alla salute, ecco, come vi approcciate? Perché questo avviene nelle scuole di Arezzo, Sì. Del Comune di Arezzo. Noi condividiamo i progetti, quindi le varie tematiche che trattiamo con i professori, e quindi cercando di ricomprendere quelli che sono poi gli argomenti di interesse per i ragazzi. All'elementari quindi, cosa viene presentato come progetto alla salute? Partiamo da argomenti come l'igiene dei denti, igiene dentale, come l'igiene della persona, alimentazione, e pedicolosi, che famosi pidocchi, sempre, che esatto, pidocchi che al momento per delle noi non, esatto, non medici, non farmacisti, si chiamano pidocchi, che sono l'incubo di tutte le madri, esatto, al momento della scuola, molto spesso scuole, anche dei ragazzi stessi, che molte volte, ecco, magari si possono anche vergognare nel parlare, invece è un argomento ormai, sì, voglio dire, è un problema che si può debellare facilmente, però esatto, il ragazzo ovviamente si sente escluso, no, a livello anche sociale, mi immagino, quindi cerchiamo anche di agire in questo senso. Mm-hmm. Una corretta informazione, oltre che essere il substrato poi per un miglioramento della propria salute, diventa anche un argomento che deve essere consapevole, ecco, la consapevolezza dei ragazzi è che poi possono riportare primario, giustamente anche informazioni nelle famiglie, perché anche quello, no? Come no, presidente? Come no? Io oltretutto ci tengo a sottolineare una cosa, che questo tipo di servizio che l'azienda, che le farmacie comunali fanno al territorio, è un servizio gratuito e dipende totalmente dalla disponibilità dei bravi farmacisti che abbiamo in azienda, che sottraggono tempo spesso e volentieri alle loro attività private per preparare questi che sono delle vere e proprie lezioni, perché incontrare gli studenti non è sempre non è facile così però semplice. Devo dire che anche noi stessi, che voglio dire abbiamo imparato a conoscervi, io personalmente, cioè
grande professionalità all'interno e sì. aggiornamento continuo. Assolutamente sì. Nelle scuole medie invece le problematiche affrontate? Nelle scuole medie trattiamo argomenti un pochino più, più specifici, certo. quindi dalla prevenzione all'alcolismo, al tabagismo, ritornando poi sul tema dell'alimentazione assolutamente attuale per quella fascia di età appunto. E perché poi, lì sfuggono al genitore, no? Già da bambini un po', però insomma voglio dire, dopo diventano adolescenti, vanno, mangiano con gli amici, quindi è importante capire anche lì l'alimentazione. E diamo anche le prime nozioni di quello che è il farmaco, trattandolo un pochino anche nel senso dell'automedicazione, che certo. molto spesso può portare anche a comportamenti a fargli sbagliati. A fare un abuso sbagliato. Esatto, un abuso Mentre invece farmaci. Le superiori? Nelle superiori le tematiche, come dicevo, sono proprio calate nel tessuto sociale, per cui parliamo di prevenzione di comportamenti scorretti come l'abuso di sostanze, argomenti come la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Oh, infatti lo stavo per chiedere, dico, perché anche quello insomma, è importante. Sì, sono argomenti più delicati, più specifici, che giustamente delicati, sono a volte rivolti anche all'educazione del genitore, no? Però ci sono tematiche che insomma a livello medico delicati trattare anche da farmacisti, da medici, ecco. Esatto. Quindi queste sono le varie tematiche, giustamente Presidente, in varie, le fasce d'età variano, certo, e quindi sono adeguate ai ragazzi. Certo. Però ritorniamo un attimo su questa alternanza scuola-lavoro. Sì, allora. L'azienda, le farmacie comunali, comunque la FM è stata riconosciuta dalla stessa Camera di Commercio di Arezzo come azienda eticamente valida in ordine a questo tipo di progetto, che vuol dire che accoglie questi studenti. Negli ultimi 2 anni sono stati circa 110-120 studenti provenienti sostanzialmente da l'ITIS Galileo Galilei, perché c'è un percorso, c'è un accordo. Ovviamente lo studente che entra in farmacia in qualità di studente non è che viene messo a lavorare, deve avere tutte le garanzie di avere un tutor che lo segue, quindi È accompagnato. Perfetto. Gli viene mostrato il lavoro del farmacista. E devo dire che anche andando in città, incontrando alcuni di questi ragazzi, mi è capitato, sono rimasti entusiasti, perché spesso e volentieri si vede il lavoro del farmacista come semplice dispensatore di farmaci, e non è così. No, perché la persona quando si ha un problema è che si incontra per prima così. A volte, no? Voglio andare in farmacia per capire un po'. E poi il farmacista è un veramente un sostenitore della persona, cioè è un suggeritore anche di corretti modi di vivere alla persona. È un suggeritore, anche accompagna molto anche le persone più anziane. Quando arrivano in farmacia gli basta parlare a volte per risolvere un problema. È quella la funzione che aveva una volta il farmacista, e ci stiamo tornando. Le nostre 8 farmacie sono veramente dei presidi sociali importanti. Bravissimo, i presidi sociali. È così, me ne rendo conto. Io faccio l'avvocato, non sono un farmacista, ma mi rendo conto che quella presenza in quella zona della città è importante per tutta la cittadinanza. Sì, perché poi avviene più nella periferia, no? Assolutamente sì. Nella città si è più, però nella periferia dove siete presenti, 8 farmacie, voglio dire, sono importanti anche per il tessuto sociale, per dare tranquillità, per sociale, fare accoglienza. Sociale, sanitario, un'interfaccia fondamentale. E una cosa di cui sono molto fiero, permettimi, prego. È una primizia. Poi d'avvocato, giustamente. È una primizia che do a te, prego. Susanna, e ai telespettatori. Noi stiamo per... A breve verrà inaugurata la farmacia nuova, una nuova farmacia, la farmacia 3 della zona Giotto, che viene spostata dall'attuale allocazione e viene messa in un posto più centrale. Dietro la chiesa di Via Giotto, sostanzialmente Arezzo, lungo Via Giotto, dietro la chiesa del Sacro Cuore di Piazza Giotto. E una cosa molto importante è che faremo un orario continuato dalle 8 di mattina alle 20 di sera, proprio per garantire questa presenza, perché anche il quartiere Giotto è uno di quei quartieri diciamo in cui il livello medio di età si è un po' alzato, ma mettiamola così. La media nazionale si sta alzando l'età, quindi siamo per tutti cui un po' più io sono adulti. Molto contento di questa cosa, perché è un'ulteriore vicinanza dell'azienda di cui fa parte anche il Comune di Arezzo e quindi anche delle istituzioni pubbliche alla cittadinanza. Allora, quindi sapremo quando ci sarà questa inaugurazione, a breve. Il 27 ottobre, ma è vero che... Mi sono speso in questa data, ora magari se salta qualcosa ne buscherò, però il 27 ottobre... Ma è vero che mi è giunta la voce che tutti i farmacisti parteciperanno al trasloco della farmacia?
I farmacisti sono. I nostri farmacisti sono molto in gamba perché si sono resi disponibili, nonostante la loro professionalità, sì, anche a fare, come dire, da magazzinieri, da trasportatori di questi. Ma vedono lungo, bravissimi, perché così già si organizzano la farmacia come vogliono, io penso anche. Allora, detto questo, io ringrazio i miei ospiti, il presidente delle farmacie comunali di Arezzo, Francesco Francini, e la dottoressa Marcella Tricca, farmacista appunto e direttore tecnico all'interno delle farmacie comunali di Arezzo. Il titolo lo vedete in sovraimpressione, quindi farmacie comunali di Arezzo, dette anche le farmacie del benessere.